Allora, come abbiamo fatto per il diodo, vediamo adesso il modello per i grandi segnali. Allora, vi ricordate com'è la faccenda? In realtà abbiamo bisogno di un modello lineare a tratti per poter risolvere in modo piuttosto comodo i circuiti in cui il transistore bipolare si è inserito. Nel caso del diodo avevamo due tratti, un tratto corrispondente all'interdizione e un tratto corrispondente alla zona di polarizzazione diretta. E chiaramente le cose si complicano un po' nei bipolari perché ci sono quattro regioni di funzionamento distinte. E diciamo, anche per questo motivo si cerca di semplificare molto i modelli per i grandi segnali. Per cui, per esempio, nel caso delle giunzioni, spesso si trascura la resistenza serie della giunzione in polarizzazione diretta, no? Si considera il termine V gamma e poi però non si considera anche il termine corrispondente alla pendenza. Vediamo un po' caso per caso, prendendo separatamente ciascuna regione di funzionamento. Per esempio, in zona attiva diretta, di solito si usa un modello semplice, semplice fatto così. Io ho una giunzione polarizzata direttamente tra base e emettitore, quindi metto qua una batteria di valore, lo chiamo VB e ON, che sono beh, circa 0,7 volt. Ok, quindi questo tiene conto del fatto che la giunzione base emettitore è polarizzata direttamente. La corrente la chiamo ovviamente IB e la corrente di collettore sarà beta F per IB. È determinata da questo generatore di corrente controllato in corrente che si chiama beta F per IB. Quindi questo tiene conto del comportamento in zona attiva diretta. Quindi qui avrò che IC è uguale a beta F IB. Allora, è importante tenere presente quali sono le condizioni in cui posso utilizzare questo tipo di modello. Perché in zona attiva diretta devo avere le due giunzioni polarizzate, la base emettitore direttamente e la base collettore inversamente, e poi devo avere le due correnti, B e C entranti, no? Tutte e due positive. D'accordo? Abbiamo visto che in zona attiva diretta, sia la corrente di base sia la corrente di collettore sono positive. Perché sottolineo queste cose? Perché vedete, queste condizioni non sono tutte automaticamente soddisfatte dal circuito equivalente, da questo modello per i grandi segnali che ho disegnato. Vediamo sulle tensioni. Beh, il modello impone che tra base e emettitore la tensione sia positiva, giusto? C'è una batteria. Però non mi impone che il collettore sia a tensione più alta dell'emettitore, cioè non mi impone che la giunzione base e collettore sia polarizzata negativamente. Ah, questa è una condizione che devo verificare sia soddisfatta separatamente, che è la condizione che mi consente di dire, va bene, cioè a quelle condizioni io posso dire che questo circuito è valido, perché ci sono alcune cose che devo verificare a parte. Lo dico meglio. Questo comportamento vale in zona attiva diretta. In zona attiva diretta io ho una giunzione polarizzata direttamente, l'altra inversamente, ho quindi le correnti di base di collettore, tutte e due entranti. Se io applico queste condizioni e dico, va bene, allora uso questo modello per il circuito equivalente, questo modello non mi garantisce più automaticamente che quelle condizioni siano soddisfatte. Devo verificarlo a parte, d'accordo?
E per questo è importante che me le ricordi. Allora, qual è la condizione? Innanzitutto VCE deve essere abbastanza grande. Di solito si dice più grande della VCE SAT, cioè di quegli 0,2 volt scusate, che dicevamo prima. Questa è la condizione che mi garantisce che la giunzione base collettore posso considerarla spenta. E poi l'altra cosa che non mi viene garantita dal circuito, ma so che deve essere soddisfatta, è che l'IC sia positiva. Vedete, qui il segno dell'IB e dell'IC non viene garantito dal circuito, quindi devo verificare che sia corretto a parte. Ok, quando la VCE scende sotto questo valore, io sono in zona di saturazione. In zona di saturazione devo utilizzare un modello leggermente diverso. Allora, io distingo due tipi di zone di saturazione. È una distinzione che facciamo per semplicità. Cioè, è quella che chiamiamo diretta, che è parente della zona attiva diretta, in cui l'IC è positiva. Quindi diciamo in zona di saturazione diretta la giunzione base emettitore è polarizzata direttamente con una tensione più alta. Io di solito la chiamo VBSAT e è circa 0,8 volt. E anche la giunzione base collettore è polarizzata direttamente, ma un po' di meno. Di questo ne tengo conto imponendo che la tensione tra collettore e emettitore sia 0,2 volt. Sono approssimazioni forti che facciamo, cioè qui ci metto la VCE SAT, che è 0,2 volt. Quindi questo per differenza vuol dire che tra base e collettore la tensione è 0,6, quindi è sempre positiva, la giunzione è polarizzata direttamente, ma meno che quella base emettitore. Quindi il risultato finale è che la corrente entra in questa direzione. Quindi qui la condizione importante è che sia la IC sia la IB siano tutte e due positive. Questa è una condizione che non è imposta dal circuito. L'altra cosa da verificare è che, scusate, torno un attimo indietro così si capisce bene. Guardate qua, in questa zona, in zona attiva diretta, IC è beta F per IB, va bene? In zona di saturazione IC è più basso di beta F per IB, va bene? Allora, questa cosa qua, di nuovo, non è una condizione che viene imposta da questo circuito, perché qui IC e IB dipendono tutte e due dal circuito esterno, non vengono controllati, sono generatori di tensione ideali, quindi la corrente viene imposta dal circuito esterno. Però io so che in zona di saturazione deve valere IC minore di beta FB e quella condizione devo andare a verificare io indipendentemente. Ok, come uso queste condizioni? Vabbè, io ho il transistore nel circuito, come facevamo per il diodo, devo ipotizzare qual è la regione di funzionamento. Sostituire al transistore il circuito equivalente corrispondente all'ipotesi che ho fatto, risolvere il circuito e poi andare a verificare se quelle condizioni che ho scritto sono effettivamente soddisfatte, perché quelle condizioni non sono garantite dal circuito che ho sostituito. Devo andare a verificare a posteriori. Se sono soddisfatte, tutto a posto, la soluzione è giusta. Se non sono soddisfatte, devo fare un'ipotesi differente, perché tutte e due devono essere soddisfatte. Allora, abbiamo poi le altre zone di funzionamento che abbiamo visto finora, cioè la zona attiva inversa, che è facile, praticamente è uguale a quello che abbiamo già visto. Stavolta abbiamo, questa è la base, questo è il collettore, questo è l'emettitore. Stavolta avremo che la giunzione polarizzata direttamente, chiamiamola VBC on, che è sempre i soliti 0,7, è quella tra base e collettore, questa è la corrente di base e la corrente di emettitore
vale beta RB, abbiamo detto. Bene, qui siamo stavolta in inversa le condizioni da verificare. Beh, innanzitutto io devo avere una VEC maggiore di VECSAT, che è uguale a VCSAT, sono uguali due cose, cioè 0,2, perché devo essere sicuro che la giunzione in base collettore sia polarizzata inversamente. Quindi non conduca, sia sotto V gamma, diciamo. E poi devo essere sicuro che IB e IE siano maggiori di 0, perché questa è l'altra condizione, devono essere tutte e due entranti. Quando VC scende sotto questo valore, siamo in saturazione. Di nuovo, chiamiamo questa saturazione inversa. Immaginiamo di essere in una situazione di saturazione in cui la corrente però va dall'emettitore verso il collettore, quindi il segno delle tensioni è diverso. Questa è la base, questo è il collettore, quindi qui abbiamo VBCSAT, che sono i soliti 0,8 volt, e poi abbiamo tra emettitore e collettore una VECSAT, che sono circa 0,2 volt. No, VECSAT e VCSAT sono la stessa cosa, quindi in questo modo la giunzione base emettitore è anche polarizzata direttamente, per differenza 0,6 volt meno che la VBC, quindi la corrente complessivamente scorrerà con questa direzione dall'emettitore verso il collettore, e questa è una cosa che io devo in qualche modo verificare. Quindi io devo verificare che la IE e la IB siano positive, perché nessuno me lo garantisce con questo circuito, e poi devo verificare anche che IE sia più piccolo di beta RB, come avveniva in inversa. Scusate, come avveniva in saturazione diretta. In pratica io sono qui in una situazione di questo tipo, ho le caratteristiche di uscita in zona inversa sono diverse da quelle che ho visto direttamente, cioè nelle caratteristiche di uscita sono una situazione di collettore comune, quindi la corrente di uscita è la corrente di emettitore, la tensione di uscita è la VEC, e le caratteristiche sono fatte così. Sono più brutte di quelle altre perché questa regione è meno ottimizzata, ma ho questa parte che è la parte di saturazione, e poi quest'altra parte che è la parte attiva inversa. Quindi attiva diretta, saturazione diretta, attiva inversa, saturazione inversa, manca l'altra condizione finale, che è quella che abbiamo chiamato di interdizione, l'altra regione di funzionamento. In interdizione, vi ricordate che cosa succede? Le correnti sono nulle, quindi in pratica come si descrive? Il modello equivalente è questo. Il transistore è completamente isolato, non passa corrente tra nessuno, quindi IB, IE e IC per costruzione sono uguali a zero. Quindi questo è il circuito equivalente che devo sostituire. Chiaro che ci sono delle condizioni che non sono scritte dentro questo circuito equivalente, che io so che però in interdizione devono essere soddisfatte, perché quando siamo in interdizione devo avere una VBE minore di 0 e anche una VBC minore di 0. Questa cosa bisogna che la verifichi a posteriori. In realtà più che 0, per far tornare le cose decentemente, bisogna che scriva qua VBE on, cioè faccio l'approssimazione che in pratica
finché non arriva almeno a valore VBON e VBCON, la corrente non passa. Che non avete le zone, in pratica dico che la caratteristica del diode è fatta così, fino a VB e ON, la corrente effettivamente è nulla. Va bene? Quindi chiaramente le cose si complicano un pochino perché abbiamo tre terminali, tre correnti, quindi è evidente un pochino le cose si complicano, ma insomma più o meno il criterio rimane lo stesso. Ora proviamolo un po' a vedere in un esempio. Proviamo a prendere un circuito, super semplice, no? Immaginiamo di avere un transistore bipolare e due resistenze. Immaginiamo che RB sia 200 kΩ e che RC sia 2 kΩ, che il beta F del transistore sia 100 e questa VCC sia 10 volt. Allora, giusto qui per inciso, che cosa vuol dire quando io scrivo questo punto? Vedete, io ho messo l'emettitore con questa freccia verso il basso, questo vuol dire che è massa, va bene? Cos'è la massa? È semplicemente un nodo che dico ha tensione nulla e quindi tutte le altre tensioni le riferisco alla tensione che c'è su questo nodo. Se dico che questo nodo ha tensione nulla e dico che questo nodo ha tensione 1, vuol dire che la differenza di tensione tra questo è 1, ok? In quel senso la massa diventa il riferimento, il nodo che dico ha tensione nulla diventa il nodo rispetto alla quale misuro tutte le altre tensioni. Quindi questo è, e quando scrivo così VCC vuol dire che sottintendo questo pezzettino che c'è una batteria di valore VCC tra quel nodo e il nodo di massa. Ok? Spesso facciamo così per non aggiungere un sacco di rami e di batterie nel disegno, indichiamo un nodo e scriviamo il valore di tensione. Ecco, vuol dire che lì arriva una batteria rispetto a massa con quel valore di tensione. Allora, risolvere il circuito, no? Che è chiaramente il circuito non lineare. Se lo facessimo fare a un calcolatore, sapete cosa farebbe? Semplicemente prenderebbe il circuito, vorrebbe il modello di Ebersen-Mol per il transistore, scriverebbe un sistema, scrivendo l'equazione circuito e l'equazione interna del dispositivo col modello di Ebersen-Mol e risolverebbe il sistema non lineare. Quindi troverebbe valori di corrente e tensione in tutti i rami. E sarebbe chiaramente una cosa abbastanza accurata, perché il modello di Ebersen-Mol tutto sommato è abbastanza accurato. Tenete presente nella pratica, giusto un piccolo inciso, nella pratica abbiamo visto un modello di Ebersen-Mol a quattro parametri, d'accordo? Nella pratica un simulatore circuitale realistico con cui si fanno progetti di circuiti elettronici usa dei modelli per i transistori un pochino più complicati, un pochino più sofisticati, che però sono più accurati rispetto agli esperimenti. Quindi invece di usare un modello di Ebersen-Mol a quattro parametri, in realtà usa un'estensione di quel modello un pochino più complicata a 40 parametri, che per andare in modo più corretto. Uno poi chiaramente il calcolatore, macina macina, risolve il sistema non lineare, ottengo dei numeri che sono abbastanza accurati rispetto a quelli che posso ottenere facendo l'esperimento, montando il circuito e testandolo. Quando noi facciamo il calcolo a mano, e si fa comunque il calcolo a mano perché è importante, cioè non soltanto dal punto di vista didattico qua in classe, ma anche in generale, cioè dal progettista uno un po' calcolo a mano, spesso lo fa per capire dove va a parare. Devo usare un modello un po' più semplice perché anche il modello di Ebersen-Mol è complicato per fare calcoli a mano. Per questo usiamo questi. Ok?
Allora, come procediamo? L'abbiamo già detto, dobbiamo fare un'ipotesi della regione in funzionamento. Allora io dico, vabbè, questa è la base, questo è l'emettitore, questo è il collettore. VC è positiva, quindi io mi posso aspettare che VC spinga corrente verso il basso in base e nel collettore. Se la corrente la spinge così, posso immaginare che mi verrà una VBE positiva e una VCE positiva. D'accordo? Per questo dico, vabbè, molto probabile che sia in zona attiva diretta, dove la VB è positiva e la VC è positiva. D'accordo? Non ho nessuna garanzia che sia vero, però per dirvi, io l'ipotesi iniziale la devo fare in modo che sia la maggior parte delle volte giusta, perché sennò è tutto tempo che si perde. Allora, immaginiamo di fare questa ipotesi. Quindi, zona attiva diretta. A questo punto io risolvo il circuito e sostituisco simbolo del transistore il modello di piccolo segnale che vale in zona attiva diretta. E che cosa c'è? C'è una batteria VBE on tra base e emettitore, ok? E c'è un generatore di corrente tra collettore ed emettitore, beta F IB, vi ricordate, dove B è questa corrente qui. Questa è l'RC. Allora, adesso il circuito è semplice, posso fare i conti. Ok? Allora, io qui mi ricordo che cosa vuol dire VC, VCC, vuol dire che qui c'è una batteria. Allora, scrivo l'equazione a questa maglia, quella che parte da VC, passa da RB e B. E mi viene l'espressione di IB, quindi IB è uguale a VCC meno VBE on diviso RB. Ok? Quindi 10 meno 0,7 fa 9,3 diviso RB che è 200 kilo ohm, 200 per 10 alla 3, e questo fa 9,3 diviso 200 fa 46, 46,5, facciamo 47 microampere. Aspettate, ho detto male una cosa, infatti lì tornano diversi, non 200 kilo, prendiamo 300 kilo, così poi. Letto male, quindi 9,3 diviso 300 fa 31, quindi 31 microampere. Va bene. Poi devo prendere IC. IC è questa corrente qui, è uguale a beta F per IB. Quindi 31 microampere per 100 fa 3,1 milliampere. Allora, io il circuito a questo punto l'ho risolto. Devo però verificare le condizioni. Le condizioni quali sono? Abbiamo visto insieme. Sono che le correnti siano tutte e due positive. E ovviamente ci siamo, no? E questo direi che ci siamo. Ok. Poi l'altra condizione è sulla VCE. E devo però calcolarla VCE. Vi ricordate, era VCE maggiore di VCSAT. Allora, per fare che è 0,2 volt. Per fare questo conto devo calcolare VCE e mi viene VCE è VCC meno RC per IC. E questo fa 10 meno 2 per 3,1, 2 per 3,1 fa 6,2, 10 meno 6,2 fa 3,8 volt, che è maggiore di 0,2, sì, e quindi ok, questa è la soluzione. Mi ho calcolato, ho risolto il circuito, quindi la corrente di collettore vale 3,1 mA, la VCE vale 3,8 volt. Corrente di base 3,1 microampere, cioè circuito risolto. Io ho fatto l'ipotesi, ho verificato, ho risolto il circuito, ho verificato le condizioni sotto quali quell'ipotesi è soddisfatta e siamo a posto. Allora, vi vorrei far notare semplicemente che
non è così banale, nel senso che avete visto, io l'ipotesi l'ho fatta con un ragionamento molto fatto ad occhio, però non è così banale, perché facciamo un esempio, lo stesso circuito esatto, ma stavolta era i bici in 50 kg. Esempio, stesso circuito. Ma RB uguale 150 kg. Allora, che cosa sarebbe successo? Vabbè, con questa variazione di RB io avrei fatto comunque la stessa ipotesi di prima, no? Allora, facevo la stessa ipotesi di prima, mi veniva ipotesi di zona attiva diretta. Facevo il calcolo dell'IB, il calcolo dell'IB mi veniva alterato, no? Perché immaginate di sostituire il numero, invece 300 qui avrei messo la metà, 150, e quindi sarebbe venuto 62 microampere invece di 31, va bene? Quindi avrei avuto IB uguale a 62 microampere, poi avrei calcolato IC e IC mi sarebbe venuto IB per 100, quindi 6,2 miliampere, va bene? E poi avrei calcolato VCE per verificare le condizioni, immaginate. Qui semplicemente 62, 6,2 mA, le condizioni sulla corrente sarebbero state soddisfatte correttamente. Vado a calcolare VCE, mi viene questo, mi viene cosa? 10 meno RC che fa 2 e C che stavolta è 6,2 mA. 10 meno 6,2 per 12, 12,4 fa meno 2,4 e la condizione non è soddisfatta. Ok? Avrei avuto meno 2,4 volte, quindi la condizione non sarebbe stata soddisfatta. Vedete, quindi no, questo per dire semplicemente che è una che bisogna andare a vedere i numeri, eh? Cioè le ipotesi non si possono fare plausibili guardando il circuito, però poi i numeri contano, non, cambiando leggermente i numeri in modo insomma abbastanza impercettibile, poi alla fine la condizione non è più vera. Allora, cosa devo fare se mi trovo in una situazione del genere? Beh, ho fatto l'ipotesi non è soddisfatta, cambio ipotesi. Okay? Allora, qual è l'altra ipotesi? Va bene, io qui sono abbastanza sicuro che VB e VC siano tutte e due positive. Vuol dire che allora, stavolta VC è positiva, ma non è più grande di VC esatto, potrebbe essere più piccola, quindi essere in saturazione. Allora, faccio l'ipotesi che il dispositivo sia in saturazione diretta e risolvo. Quindi, seconda ipotesi, saturazione diretta. E ora scrivo, quindi qui devo mettere VCC, qui c'è RB, qui c'è RC. Allora, adesso tra base e emettitore c'è la VBE SAT. Questo è l'emettitore, tra collettore e emettitore c'è la VCSAT. Quindi questa è IB, questa è IC. Posso calcolarle separatamente. IB mi viene VCC meno VBSAT diviso RB. Quindi, beh, qui fa più o meno lo stesso di prima, invece di essere 9,3 e 9,2 diviso 150 fa sempre, bah, direi che non è cambiato quasi niente, no? Quindi sono sempre 62 microampere. Okay. IC stavolta è VCC meno VCSAT fratto RC, quindi qua devo mettere 10 meno 0,2 fa 9,8, diviso RC che è 2 fa 4,9 mA. Quindi qui ho risolto. Adesso devo andare a verificare le condizioni. Le condizioni sono in saturazione IC e i B maggiore di 0, e queste ovviamente sono verificate. Basta guardare i numeri che sono usciti, va bene?
L'altra condizione, vi ricordate, è che IC sia minore di beta FB. Ora, beta FB è 62 microampere per 100, quindi 6,2 miliampere, e quindi ovviamente anche questa è soddisfatta, è 4,9 minore di 6,2. Ok, quindi la ipotesi di saturazione diretta è soddisfatta. Quindi il procedimento per il circuito linearizzato per i grandi segnali è praticamente lo stesso che nel diodo. Ripeto, io quello che mi devo aspettare è che se ho un circuito con, che so, 5-6 transistori, che non è una cosa tanto strana, cioè un circuito piccolino, un circuito analogico con 5-6 transistori, io, immaginate, per andare a risolvere la cosa a mano, per ciascuno dei transistori devo fare l'ipotesi della regione di funzionamento. E poi verificare che per tutti siano soddisfatti. Mi conviene azzeccare alla prima, okay, ovviamente, perché non posso andare a fare tutte le combinazioni possibili. Non sempre è possibile perché bisogna guardare i numeri, però ecco, è sempre importante guardare il circuito prima, ispezionare e cercare di capire quale può essere, così magari se la prima non va bene, magari la seconda, però sì, ecco, quindi non c'è troppo da impazzire. Ci fermiamo qua.